In Italia ben 1500 comuni hanno firmato l'ordinanza antibotti per fine anno. Il comune di Fano, in linea con quello che aveva portato avanti negli anni scorsi, anche quest'anno ha aderito. Sì, è un'iniziativa intelligente anche di civiltà, perché è anche un modo non solo per ridurre una serie di pericoli che oggettivamente a capodanno si presentano, ma anche ridurre il rumore, quindi un elemento comunque di disagio eh, per gli anziani, per i malati e anche per gli animali domestici e selvatici. Quindi, una scelta assolutamente giusta e corretta, che anche quest'anno il Sindaco Seri ha voluto portare avanti con un'ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale dal 30 di dicembre al 6 di gennaio. and <laughs> botti, spari, fuochi d'artificio, diversi dalle categorie che sono state indicate dalla Prefettura sulla scorta di una circolare del Ministero degli Interni e che sono riportate in maniera precisa nell'ordinanza che è possibile consultare sul sito comune.fano.it. È una scelta comunque importante perché i trasgressori possono essere attraverso questa ordinanza poi anche sanzionati e questo è un modo ulteriore per fare in modo che questa indicazione consenta a tutti di vivere un capodanno sereno con gli amici, con la musica e speriamo per l'appunto con pochi botti.